Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a un nuovo episodio di C4 Reason TV. Io sono Alessandro di C4 Reason. Scusate ovviamente come al solito la latitanza dell'ultimo periodo, ma impegni di lavoro e di formazione ci hanno portati un po' via dai nostri video di YouTube e questa volta sono qua per mostrarvi una cosa abbastanza rapida e veloce ma interessante. Allora, molti di voi, quindi si parla di, in questo caso di Chaos Group, sapete che chi si abbona negli ultimi periodi a Corona Render, quindi Chaos Corona, oppure chi si abbona a magari V-Ray, ha accesso a una zona chiamata Chaos Cosmos. Il Chaos Cosmos che cos'è? È una sorta di zona di mercato di prodotti per il 3D, quindi si parla di asset per il 3D, quindi oggetti, HDR, materiali e cose simili, dedicate appunto all'ecosistema Chaos. In questo caso nel Corona 8, quindi si parla in questo caso esclusivamente di Corona 8, è stato appunto integrato insieme al software. Vediamo come funziona. Allora, innanzitutto dovete ovviamente essere aggiornati alla versione 8 di Corona Render, altrimenti non potrete utilizzare questo Cosmos Browser. Allora, vado un attimo nel menu di Corona, eccolo qua, e tra le varie voci trovo appunto il nostro, vediamo un po' se lo troviamo, eccolo qua, Cosmos Browser. Lo apriamo. Qua sotto, perfetto, eccolo qua, e si aprirà questa finestra che non è altro una finestra di una sorta di browser interno di Cinema 4D. Questo piccolo browser che cosa comporta? Semplicemente è una sorta di catalogo di, appunto, come dicevo, di oggetti, di asset, perché ci sono la bellezza quasi di 2100 assets che loro continuano a rinnovare continuamente, con una sorta di cose interessanti di grossi produttori, quindi produttori famosi come CG Axis, Max 3 per gli alberi, eccetera, eccetera, o X-Frog anche per la vegetazione. Ovviamente ricordatevi che una volta che si apre questa finestra dovete verificare di essere loggati, quindi qua di avere il vostro account, quello di o Corona Render, insomma quello della Chaos Group che era stato convertito appunto con Corona 8. Qua nella parte sinistra avete le categorie, vedete, avete o i creators, che sono i brand, vedete Max 3, X-Frog, Human Alloy, ce ne sono tantissimi, Render People per le persone e via così, fino ad arrivare a, vedete qua 3D Models, avete tutta una quantità pazzesca, vedete, di lighting, veicoli, macchine, c'è veramente di tutto. Da mezzi in 3D fatti molto bene fino a lampade e tante belle cose, ma è un catalogo molto, molto esteso, cioè ce ne sono veramente tanti. Ovviamente li mettono via via ogni tanto qualcuno, ma considerate che sono tutti gratuiti, quindi non è male come cosa, diciamo. È molto interessante. Ora vediamo anche come funziona. E poi abbiamo la sezione, per esempio, Architecture, dove dentro ci sono appunto modelli in 3D di finestre e altre piccole cose, fino a chioschi, un qualche palazzetto. E qua, per esempio, molto interessante per chi fa soprattutto architettura, la vegetazione, quindi piante, piantine, alberelli, qua veramente si sono sdati proprio alla grande. C'è una vastissima quantità di modelli di vegetazione, alberi, cespugli, c'è veramente di tutto, l'imbarazzo della scelta. Prima di vedere come funziona, comunque vabbè, avete intuito, quindi importerà nella vostra scena i vostri oggetti, voglio subito placare gli animi di quelli, gli smaliziati che dicono: ma dove finisce questa roba? Dove va? Io lavoro in uno studio, ho più persone, cosa succede? Allora, molto bene, attenzione a questa cosa qua. Innanzitutto dividete il cervello in due piattaforme, Mac, PC. Dal punto di vista, sto parlando di lavoro in comune. Se lavorate voi da soli, non c'è nessun problema. Allora, questi assets che voi andate a lavorare, a scaricare, inserire nella vostra scena, vengono scaricati in locale, cioè nel vostro computer, il vostro Mac, il vostro PC, in una sua cartella speciale che poi può essere anche controllata, diciamo, e quindi questa collezione si ingigantisce, cioè vi si riempie il disco di modelli che risiedono poi lì dentro. Se però voi lavorate in uno studio,
attenzione, monopiattaforma, cioè che tutti lavorano su PC e tutti lavorano su Mac, si può lavorare in comune senza doversi caricare l'onere di avere questi file dentro il proprio computer. Che è interessante, io per esempio lavoro su un portatile, non mi va di riempirlo di robaccia, a meno che non abbiate dischi enormi, ve ne fregate. Se voi avete un NAS, un posto dove risiede la roba, o un server sulla vostra rete che usate abitualmente in studio per un po' tutti i vostri colleghi, è interessante dove si può andare appunto a storare tutti i modelli per evitare di caricare ulteriormente il proprio computer di modelli che magari altri non hanno. Perché se io scarico un albero e poi passo un file a un mio collega, a meno che non faccia una determinata operazione di raccolta, questo albero rimane linkato, questo oggetto rimane collegato al vostro Cosmos Download Folder che risiede nel vostro computer. Io che cosa ho fatto la prima volta? Ho verificato questo perché noi in studio lavoriamo, siamo in più persone, lavoriamo nello stesso NAS. Cioè io lavoro nel mio file, nel mio computer, ma alcune cose mi piace tenerle collegate sul server per non appesantire il tutto. Poi comunque vi dicevo si può fare la raccolta per svincolarsi. Se io vado nel mio Cosmos in alto, ci sono i puntini, 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 c'è tutta una serie di dati, c'è anche i settings che sono al minimo proprio. Quando vado in settings, ecco qua, c'è l'asset download folder, cioè dove poter scaricare gli assets. Questo non significa che poi se io scarico un asset e il mio collega entra nel Cosmos Browser lo vede scaricato questo asset, è solo in dove finisce il materiale, la robaccia, diciamo. Quindi, questa operazione che io vado a fare di cambiare, fare il change, di cambiare la cartella di download, va fatto su ogni computer. Quindi se io ho il computer di Mario, vado qua dentro e gli dico vai sul NAS, vado sul computer di Luigi, gli dico change, vado sul NAS, stessa cartella e lo metto lì dentro. Quando Luigi e Mario scaricheranno gli assets, che vedranno scaricati chi sì, chi no, non è un problema. Ma se poi io scambio la scena con lui e nella mia scena ho caricato sette alberi del Cosmos, lui aprirà i sette alberi del Cosmos perché è collegato al NAS, vedete? Volume, ZDK, scene, texture, modelli, bla bla. Quindi è interessante perché si può lavorare in comune con altre persone. Questo è comodo perché non andrà ad appesantirvi il progetto con tutti gli elementi che voi mettete dentro. Quindi è molto interessante, però state attenti perché il computer 1 e il computer 2, quando entreranno qua nel Cosmos e andranno alla sezione downloaded o downloaded, potrebbero vedere solo alcune cose, ma non vederne altre, in quanto alcuni file non se ne accorge, quindi è solo un repository dei file. Chi di voi invece non gli interessa, può comunque scaricarseli in locale e utilizzarseli appunto tranquillamente dal proprio computer, allora avere anche un database aggiornato di quello che è stato scaricato. Vediamo come funziona, appunto, andiamo a scaricare qualcosa. 3D model, vegetation, tree, non spicca di velocità, eh? Ok, e mi vado a prendere, non so, vado a metà e mi vado a prendere un bell'alberone. Ok, prendo questo, entro dentro e gli dico download. Qua c'è il produttore di Xprog, lui inizia a scaricarlo, ora lo sta buttando nel mio NAS, quindi il mio computer è svincolato. E poi una volta che l'ho scaricato dentro il NAS, vedete Asset Download Successfully, gli dico Import e lui vedete, gli dice Asset Import in Progress. Una volta che è stato importato, ve lo trovate già nella scena, vedete? Se ora io chiudo il mio Cosmos Browser e mi tiro un attimo indietro, ecco che trovo, eccolo qua. Mi trovo praticamente l'oggetto importato nella mia scena. Eccolo qua, con i materiali collegati. Se li apro sono ovviamente e naturalmente collegati anche questi con uno shader bitmap di corona che mette lui, ma può essere comunque estrapolato il modello, il file dentro. Vedete, collegato sempre con questa estensione .tx, che è un'estensione generica che loro fanno, dovrebbe essere un TIFF. Quindi lo apre anche Photoshop il file.tx, ma comunque è una texture vera e propria collegata però sempre sul mio NAS. Nel vostro caso, se lo scaricate in locale, sarà collegata dentro una cartella del vostro hard disk. E poi ecco qua,
verrà caricato un Corona Proxy per comodità, magari qualcuno di voi ancora non li usa, sono praticamente dei finti oggetti collegati ad un link esterno. Quindi questo Corona Proxy, che ora si vede sotto forma di un cubo trasparente, all'interno delle sue proprietà c'è scritto proxy file bla 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 bla, e si collega, vedete, a un codice con dentro 0103 VR Mesh. Appunto, VR Mesh, qualcuno di voi li ricorda, sono comunque i file mesh di V-Ray, quindi sono una sorta di binario compatibile. Interessante, diciamo. La cosa interessante è che lui vi va a creare direttamente un proxy, è proprio per evitare di caricarvi dentro dei file veri, quindi è molto utile per chi fa cose anche molto complesse, diciamo. All'interno del proxy, ora non è un corso sul proxy, però insomma magari vi potete informare online, vi chiede come vederlo, vedete intanto c'è scritto unloaded from RAM, quindi è scaricato dalla RAM, non pesa niente, ma voi potete dirgli full mesh e vedere completamente, lo caricherà dopo un po'. Eccolo qua, vedete compare il numero dei vertici, eccolo qua, e è un oggetto piuttosto complesso questo, ricco di geometria e piuttosto complesso a livello di modellazione, quindi niente di così leggero, quindi attenzione perché comunque sono molto comodi questi proxy di Corona. Tutto può essere naturalmente convertito, se questo però io ora questa scena la passo a un mio collega facendo semplicemente il salvataggio e non raccogliendo nulla, se lui è collegato come me al NAS, la cosa interessante è che il suo computer andrà a cercare subito sul mio server questi asset esterni, non tutta la scena, quindi soltanto l'albero, la vegetazione, il cespuglio, mantenendo un file estremamente leggero, cioè molto rapido e veloce da caricare. Se invece vi piace gestire il tutto tramite questi proxy, che sono molto leggeri, ma vi piace comunque fare una raccolta perché ve lo potete portare a casa il file, o volete archiviare il progetto e scollegarvi dal Cosmos, potete fare comunque o un dove c'è il menu finestre nell'inspector assets del progetto, quindi l'asset inspector, potete comunque, vedete sono tutti collegati al mio NAS, potete fare il consolida gli assets, che serve per raccogliere tutte le robe dentro una cartella particolare, oppure se state ancora lavorando fate semplicemente una doppia copia e fate file salvo progetto con assets, classico, no? Che raccoglie tutto, potete fare anche un po' di volte durante il giorno buttando via il precedente. Lui farà una cartella, io la chiamo per esempio test albero, lì che cosa fa? Estrapola tutto, ora mi ricarica anche i proxy, anche se dovrei dirgli wirebound box, che è più leggero. Se vado sulla mia scrivania, ecco che mi trovo il computer, eccolo qua, lo apro e dentro c'è il mio file di cinema classico, la cartella texture con queste estensioni strambe, vedete che comunque si vedono, sono lì questi file .tx raccolti dentro, e in più il VR Mesh è collegato al proxy, quindi rimane come una IS, come un asset esterno, sono un po' come gli XRF di cinema per chi li conosce, quindi questi link esterni, però sono molto versatili, funzionano molto bene, e quindi è interessante perché vi trovate ora, comunque vada il file collegato, vedete se ora seleziono il mio proxy, non c'è più lo //, risiede nel mio computer. E quindi è interessante perché potrete andare a comunque raccogliere tutto insieme. Quindi se invece poi a un certo punto voi dite no, ma io questo proxy poi lo voglio questo asset lo voglio modificare perché è una sedia, voglio togliere i braccioli, voglio avere proprio il 3D dentro, ricordatevi che questi proxy possono essere convertiti dicendo duplicate to mesh. Se gli dico duplicate to mesh, cosa fa praticamente? Lui converte tutto in un 3D, eccolo qua, e svincola completamente il file che avete sulla scrivania, eccolo qua, e il proxy può essere addirittura buttato via. Questo è proprio 3D e pesa ovviamente tantissimo, cioè sarà un file veramente pesante, qua si sta parlando di più di 2 milioni di poligoni, e quindi insomma pesa i suoi 200 mega solo in memoria, solo per tenerlo così nella scena. Quindi attenzione perché i proxy sono molto comodi. Quindi tornando un attimo al Chaos Cosmos, eccolo qua, Cosmos Browser, ricordatevi che tutti questi asset appunto sono per la maggior parte delle volte, anzi quasi tutti, dei proxy collegati al vostro Cosmos Browser, quindi potete usarlo in locale oppure svincolarvi e metterlo su, appunto, su un NAS e fare in modo che tutto lo studio acceda agli stessi file con caricati dentro alberi, vegetazione, modelli e cose così senza grossi problemi.
Perfetto, spero che il video vi sia piaciuto e ci vediamo alla prossima.